Però, Presidente, c'è un aspetto che richiamo a lei in quale Presidente dell'Aula. Spesso è successo già, anche il mio gruppo, quando ci sono addirittura degli interventi, anche solo guardare con raggio visivo la maggioranza, alcuni componenti di questo gruppo vengono richiamati. Oggi lei ha concesso alla deputata dei Fratelli d'Italia che ha parlato di rivolgersi direttamente a noi. Glielo dico perché potrà. Presidente, la invito a rivedere in scienza e coscienza il filmato di questa sessione. Sì, Mi la faccia invito anche io, finire, guardi. Presidente, se mi interrompe pure lei, abbia pazienza. Mi faccia finire, potrà, lei avrà Prego, agio di prego, replicarmi prosegua. Ha tranquillamente. Quindi, ragione. più volte all'onorevole che è intervenuto, alla collega, è stato concesso di parlare direttamente addosso, dirigendosi nei nostri confronti, e per giunta, vengo al merito, con delle accuse infamanti. Perché dire in quest'Aula che siamo stati condannati è una infamante accusa, perché significa, da un lato, oscurare gli accertamenti che il Tribunale Ordinario Penale di Roma e il Tribunale Ordinario di Brescia ha fatto sul nostro operato, che sono di pubblica acquisizione e conoscenza. Quindi, se non solo c'è stata la malafede di ignorare atti ormai di pubblico dominio, ma c'è stata la malafede invece di accusarci di una condanna che poi, solo a seguito delle rimostranze di questa opposizione e solo a seguito della sua sospensione, è stato poi accertato essere di un tribunale amministrativo regionale, e cosa assolutamente ridicola e che va infamia della collega che ha parlato, una condanna ad acquisire documenti che erano stati chiesti da Fratelli d'Italia. Posso dire solo una cosa? Vergogna!